Salve, buonasera a tutti. Siamo qua per questo incontro insieme con l'assessore igiene urbana Dario Bellini, che saluto, con il presidente di ABC Latina Gustavo Giorgi e con il direttore di ABC Latina Silvio Ascoli per affrontare e ritornare su un tema che abbiamo affrontato anche in passato, quello delle, diciamo, tecniche per la miglior gestione del compostaggio domestico. Quindi sarà una serata molto, dal taglio molto informativo. L'abbiamo promossa proponendola diciamo, ai cittadini interessati all'utilizzo di questa pratica, che è una modalità molto semplice per trattare autonomamente gli scarti del proprio giardino, sfalci, foglie, potature, insieme con una buona parte della frazione organica. Prima di entrare nel merito, di approfondire più la parte tecnica, darei subito la parola al presidente di ABC Latina, Gustavo Giorgi, per un saluto introduttivo. Prego, Gustavo. Una buonasera a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Latina. Siamo arrivati diciamo, al terzo appuntamento di questo nuovo step di avvio del porta a porta su un'altra parte consistente della città e che ci porta praticamente a raggiungere il 50% della popolazione. Il dato che vogliamo fornire è semplicemente quello che dove stiamo operando dal marzo dell'anno scorso e via via si è incrementato nell'ambito di altri quartieri della città. Il dato che si è consolidato della raccolta differenziata derivante dal porta a porta spinto si avvicina più all'80% che al 70%, che era il nostro obiettivo iniziale, quello del 70%. Quindi ormai siamo lanciati verso il raggiungimento dell'obiettivo di servire l'intera città con questo sistema di raccolta differenziata entro la fine dell'anno. Quindi questo è il dato generale e questo è un dato che possiamo fornire anche grazie all'impegno che i dipendenti dell'azienda stanno promuovendo nell'ambito di questa attività. Del management stesso dell'azienda stessa, ma soprattutto dal comportamento dei cittadini che, appunto, dove siamo partiti con il porta a porta, hanno recepito esattamente e con consapevolezza il sistema. E quindi ecco, il primo ringraziamento va fatto proprio ai cittadini. Ci tenevo un po' a precisare il passaggio relativo al progetto che abbiamo presentato nell'ambito dei fondi disponibili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispetto a un'impiantistica che prevediamo di realizzare nella zona dove già esiste il servizio di trasferimento dei beni, dei rifiuti. Da mezzo a mezzo, da mezzi più piccoli e mezzi più grandi, gomma su gomma. Con questo progetto che noi abbiamo presentato e che porterebbe, se approvato, 22 milioni di euro di investimenti per quanto riguarda la nostra azienda, andiamo ad efficientare e a migliorare un'operazione che già è in svolgimento presso la nostra sede, garantendo ulteriormente e migliorando ulteriormente l'efficienza del trattamento e il risultato finale del prodotto che andiamo a derivare al termine di tutto quanto il processo. E questo ci tenevo a dirlo per tranquillizzare la popolazione, soprattutto che insiste in prossimità della nostra azienda, che ci sarà sicuramente un miglioramento dal punto di vista ambientale e questo lo si può evincere con un'attenta lettura del progetto stesso che è disponibile presso l'albo pretorio. Ora vado addirittura a dichiarare che la nostra azienda è aperta a qualsiasi spiegazione anche attraverso incontri pubblici specifici su questa tematica.
E quindi ecco, non voglio togliere altro tempo agli approfondimenti di carattere tecnico che sono inerenti alla frazione umida dei rifiuti e ribadisco la disponibilità dell'azienda in maniera molto trasparente ad approfondire la questione. Grazie Gustavo per l'intervento e i saluti. Quando si parla di rifiuti e di impianti c'è sempre preoccupazione, inevitabile, e quindi credo che la tua, diciamo, disponibilità, la trasparenza, avere un incontro d'approfondimento sia la cosa più utile perché parlare informati permette a tutti di farsi un'idea poi precisa e puntuale. A questo punto do subito la parola al direttore Silvio Ascoli, ci teniamo l'assessore Dario Bellini come sempre per la chiusura finale. E quindi Silvio, ti passo la parola e lancio la tua presentazione. Erano poche slide in cui ci introdurrai l'argomento. Sì, sarò brevissimo. Grazie Paolo e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Oggi è un incontro dedicato al compostaggio domestico. Sulle tecniche di compostaggio si tratterrà Paolo. Io mi limito a solleticare un po' la vostra attenzione su aspetti legati al tributo alla Tari. Paolo, possiamo andare avanti. Il regolamento comunale della tassa per i rifiuti solidi urbani, quindi la Tari, approvato in Consiglio Comunale l'anno scorso, siamo nel giugno del 2021, all'articolo 22, cosa fa? Rappresenta per le utenze domestiche, per tutte le utenze domestiche, per le famiglie, la possibilità di ottenere uno sconto, la possibilità di ottenere una riduzione della tariffa, pari al 30% della parte variabile. Quindi non è il 30% di tutta la tariffa, è il 30% della parte variabile, che diciamo è in valori assoluti, potremmo individuare attorno al 15-20%. Ovviamente questa riduzione del 30% della parte variabile ha luogo nel momento in cui il cittadino riesce a dimostrare di aver acquistato una compostiera e di essersi quindi attivato per il compostaggio domestico. In realtà non occorre che il cittadino si doti di una compostiera perché nella disponibilità di ABC e del comune vi è un considerevole numero di queste attrezzature che vengono ritirate gratuitamente dal cittadino. Vi riferisco che dal febbraio 2021 ad oggi abbiamo consegnato oltre 1.100 compostiere, quindi sono 1.100 famiglie che dal 1 gennaio dell'anno successivo, quindi consegnate nel 2021, dal 1 gennaio del 2022, avranno la possibilità di vedersi riconosciuta una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. Il Comune, nel giugno del 2021, ha approvato questo regolamento, modificandolo leggermente rispetto al precedente e di diciamo, sottolineo, vi evidenzio la circostanza che nella precedente versione del regolamento era necessario dimostrare di avere non solo la compostiera, ma anche una superficie di almeno 25 metri quadri di giardino a verde per ogni componente del nucleo familiare. Quindi una famiglia di quattro persone, per poter avere diritto allo sgravio, oltre alla compostiera, doveva dimostrare di avere almeno 100 metri quadri di superficie a verde non pavimentata. Nella modifica del giugno 21, questi 25 metri quadri per ogni componente nucleo familiare sono diventati possedere nell'abitazione un'area verde con una superficie di almeno 40 metri quadri, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare. È chiara la volontà dell'amministrazione comunale, che viene
che confluisce nel regolamento per la Tari, di aprire ancora di più ai cittadini la possibilità di ottenere lo sgravio, riducendo in qualche modo, in maniera significativa, le superfici di verde che sono necessarie per poter ottenere lo sgravio. Paolo, il secondo e ultimo lucido, sempre il regolamento approvato a giugno 21, per la parte però utenze non domestiche, quindi non stiamo più parlando delle famiglie, ma stiamo parlando evidentemente di altre attività, in particolare per le attività vivaistiche, la riduzione diventa ancora pari al 30% della parte variabile, devono dimostrare queste utenze non domestiche di effettuare il compostaggio aerobico. Ovviamente degli scarti che fanno parte della loro attività, ecco perché qui il riferimento non è ad una qualunque utenza non domestica, ma alle utenze domestiche delle attività vivaristiche. È stato introdotto il comma 6 bis, anche qui il comune spinge sull'acceleratore del compostaggio e riconosce una riduzione del 70% della parte variabile del tributo. Questa non c'era nella precedente versione, adesso invece è stata inserita, e sempre per le utenze non domestiche, ripeto, non per le famiglie, la riduzione sale al 70%, ma queste utenze non domestiche devono dimostrare di fare un'attività di compostaggio dell'umido installando delle compostiere su iniziativa privata. È ovvio che non sarà ABC a fornire questi dispositivi. Compostiere elettromagnetiche significa qualcosa di più articolato rispetto alla semplice compostiera che noi distribuiamo. Però capite bene che un incentivo del 70% è un incentivo molto, molto forte. L'obiettivo è chiaro, il Comune di Latina è consapevole, e lo traduce nel regolamento Tari, è consapevole che il costo di trattamento della frazione organica è un costo molto rilevante, abbiamo detto spesso nei nostri precedenti incontri, è circa 123 euro per tonnellata, siamo riusciti a farlo scendere dai 150 ai 123, ma sapete che nel nostro sacchetto dei rifiuti un terzo, quindi se lo prendo, lo divido in tre parti uguali, una delle tre parti è sostanza organica, quindi c'è tantissima sostanza organica nei rifiuti ed è opportuno e utile sottrarla al ciclo costoso del trattamento, facendo quello che oggi spiegheremo più in dettaglio dal punto di vista tecnico, e incentivati a fare questo utilizzando il regolamento Tari, che abbiamo visto va dal 30 al 70% di riduzione della tariffa. Grazie. Grazie Silvio per l'introduzione. L'aspetto economico è sicuramente un aspetto molto interessante, perché tocca le tasche di tutti i cittadini, e in questo momento insomma è un aspetto non trascurabile. Tra l'altro ormai è evidente a tutti che c'è una stretta relazione tra risparmi economici e attenzione dell'ambiente. Tutto ciò che può essere gestito al meglio, trattato con maggiore attenzione, aiuta a inquinare meno, ma permette anche di spendere di meno e non il contrario, perché sprecare è un costo e gestire in maniera non corretta i rifiuti diventa un costo spesso molto, molto significativo. Ricordo alle persone collegate che possono anche fare domande attraverso i normali canali social, quindi in particolare sulla diretta social su Facebook, attraverso Facebook, quindi le domande che farete le possiamo vedere e nel caso ci potranno anche aiutare a orientare la presentazione affrontando i temi che magari vengono ritenuti, sono per voi più interessanti. Lo sconto è importante, significativo, perché la gestione della frazione organica è complessa, viene raccolta più di una volta a settimana, richiede delle attrezzature specifiche, non può essere stoccata per tempi lunghi, deve essere inviata a un impianto di compostaggio industriale, e quindi diciamo trasformare l'organico in una risorsa, in compost, è un'operazione che ha un impatto economico. Se fatta direttamente dagli utenti, dai cittadini, oltre a una serie di vantaggi diretti, avere a disposizione il compost di qualità, non da ultimo, dà anche la possibilità di creare delle economie per il sistema e quindi di poter riconoscere quota parte di quell'economia ai cittadini che si applicano. Il fatto di aver distribuito in poco tempo oltre un migliaio di compostiere
permette di incominciare ad avere numeri significativi. La pratica del compostaggio è molto applicata in territori come la regione Veneto, la regione Piemonte, è sempre più in fase di diffusione. È una pratica che quando supera una soglia minima di adesioni permette delle oggettive efficienze e risparmi economici per l'azienda. Quindi è giusto e corretto che questa fatica, questa opportunità venga trasmessa ai cittadini. La pratica del compostaggio è una pratica estremamente naturale, non richiede additivi chimici, è una pratica che viene svolta attraverso, sfruttando l'attività di batteri aerobici, che hanno quindi bisogno essenzialmente di un giusto apporto di umidità, un giusto apporto di ossigeno. Due componenti, due elementi che sono presenti nell'aria e con un semplice innaffiatoio, nel momento in cui il materiale sia troppo secco, si può inumidire. Quindi è una pratica estremamente semplice, è una pratica tradizionale, nel senso che fino a qualche anno fa veniva praticata regolarmente. Chi abita in zone di campagna, di agro, è abituata probabilmente applicarlo già in questo momento e non fa nient'altro che rimettere in circolo i componenti fondamentali dei nutrienti. Qua in questa slide viene mostrato quello che è il classico ciclo in natura di decomposizione degli elementi che permettono attraverso i processi naturali e la presenza di acqua di trasformare attraverso l'energia del sole e riportare carbonio e azoto all'interno dei sistemi vitali. E quindi poi attraverso le deiezioni o la macerazione delle parti verdi delle piante, instaurare un ciclo alimentato dal sole e dall'acqua che diventa un ciclo, continuo. È un passaggio molto importante perché noi, viviamo in un momento in cui rischiamo di andare incontro a processi di desertificazione, quindi chiudere il ciclo e rimettere il compost sul territorio o attraverso gli impianti industriali a cui conferisce la vicinatina attraverso la raccolta dell'organico porta a porta o direttamente proprio presso la propria abitazione, permette di alimentare una situazione che dovrebbe essere quella naturale, normale. Qui vedete la stratificazione del suolo, c'è la parte di suolo fertile, normalmente uno strato molto sottile che si costituisce, si alimenta attraverso i cicli del carbonio e dell'azoto col compostaggio, con la frazione compostabile, non viene alimentato, anzi viene depauperato dall'uso intensivo di concimi chimici, quindi è molto importante usare organico, riutilizzarlo sui terreni e fare sì che il terreno continui a mantenere la sua elevata componente qualitativa, che permette il sostegno delle piante, ma nel caso di orticoltura o florovivaismo, anche di ottenere dei prodotti dal proprio orto decisamente migliori dal punto di vista organolettico rispetto a quelli che si possono ottenere solo con l'utilizzo di concimi chimici. Anche questo aspetto della qualità, è un aspetto importante. Chi ha la fortuna di avere un giardino ha il piacere di accudirlo, chi ha la fortuna di avere un orto ha il piacere di accudirlo e si può rendere conto facilmente di come un buon compost di qualità, oltre a questo, permette di ottenere, oltre a risparmiare sul conferimento, di ottenere anche un prodotto molto molto migliore. Come funziona il processo di trasformazione? Come dicevo all'inizio, è un processo estremamente naturale, quindi non richiede interventi dal punto di vista chimico. È un processo che richiede quindi di poter combinare tra loro materiali ricchi di sostanza carbonica e materiali ricchi di azoto, averli col giusto grado di umidità, averli di uno spessore differente per permettere la circolazione dell'ossigeno e attraverso un processo di stabilizzazione, umificazione, come viene chiamato, trasformare i materiali di scarto in un terriccio, un humus stabile, piacevole anche al tatto e di un odore generalmente gradevole. Quindi quando fate un buon compostaggio, il materiale che ricavate ricorda molto le terre di castagno, le terre di qualità, che sono terre che sono comunque naturalmente associate ad aspetti positivi. L'igienizzazione del materiale è garantita dal fatto che si raggiungono nel cumulo dai 55 ai 60 gradi, a volte anche di più, si raggiungono anche 65 gradi. Il fatto di mantenere per alcuni giorni una temperatura superiore ai 55 gradi
permette di rendere innocui i parassiti, malattie delle piante, anche gli escrementi degli animali domestici vengono completamente sterilizzati, quindi possono essere messi nel cumulo, e i semi delle piante infestanti. Questo è un aspetto molto importante, quindi un compost di qualità si ottiene solo se il cumulo raggiunge quelle temperature, e quando estraete del compost di qualità potete stare tranquilli che è stato reso completamente igienico e grazie a questo processo di elevata temperatura. Se lo muovete in un periodo freddo, vedete uscire il fumo. Se usate un classico termometro da cucina per verificare la temperatura, potrete misurare temperature molto molto elevate. E per mantenere queste condizioni è necessario avere un volume minimo della massa. Normalmente si indica 1 metro cubo che può variare tra estate e inverno a seconda del quantitativo di materiali che si pongono. Tenete in considerazione che normalmente il compost viene utilizzato in 2 periodi dell'anno, o in autunno nella fase di concimazione e preparazione dei suoli, o in primavera. Pieno inverno, in estate si accumula il materiale. Periodicamente si fanno rivoltamenti per arearlo con una maniera molto molto semplice e la dimensione che ci si può aggiustare è questa che indicavo. È normale che attraverso i rivoltamenti si crei un meccanismo di diciamo, un alzamento e abbassamento della temperatura. Man mano che alimentate di sostanza organica il cumulo, la temperatura sale, dopo un certo tempo che la sostanza è stata degradata scende. Rivoltando il materiale si apporta ossigeno e quindi la temperatura può tornare a salire, contestualmente lo si alimenta di nuovi scarti ed è sempre utile miscelare gli scarti tra di loro, tra quelli che sono gli scarti di giardino, quindi sfalci, foglie e potature, e quelli che sono ad alto contenuto di carbonio e quelli invece che sono scarti della cucina o dell'orto. Tutta questa attività non richiede il rilievo delle temperature, è sufficiente, dopo un po' di pratica ci si rende subito conto che è facile capire se il compostaggio si sta sviluppando correttamente, se il cumulo è caldo oppure si sta raffreddando, se fa un po' di odore, quindi si sta sviluppando un processo anaerobico senza ossigeno dove l'ammoniaca si sviluppa e quindi viene subito percepito un fatto anche in quantitativi molto molto bassi e intervenire in maniera molto semplice. Che normalmente con un semplice rivoltamento si ottiene il risultato sperato. Quindi, come dicevi, 3 elementi fondamentali sono lo scarto organico, quindi quelli che sono gli avanzi di cucina associati con quelli del giardino, l'ossigeno che si può far circolare mantenendo una certa porosità del cumulo, rivoltandolo periodicamente, e una percentuale d'acqua fra il 50 e il 60%. Che si può rilevare in maniera molto semplice, poi vi farò vedere un esempio pratico. Tutte sostanze che comunque si trovano tranquillamente in natura. Vanno combinati tra loro gli scarti che vengono definiti azotati e umidi, quindi avanzi di cucina, pollino, deiezioni di animali e sfalci, insieme con parti più carboniose come le foglie secche, le ramaglie, truccioli, paglia. Anche il cartone può essere usato in assenza di altri materiali. Per apportare carbonio da un lato, ma anche garantire porosità. Attraverso questo processo si ottiene questo terriccio naturale che viene detto compost. Cosa sia e cosa no, lo trovate anche nei materiali, lo trovate sul sito di ABC trovate anche un videocorso di una ventina di minuti, trovate anche il manuale sul compostaggio di 64 facciate che potete scaricare con tutte le informazioni in dettaglio, quindi non sto qua a elencarvi tutti i contenuti che potete trovare anche su quei materiali. Comunque anche questa presentazione verrà salvata e registrata sul sito YouTube di ABC, quindi potrete verificare anche lì. Alcuni materiali vanno usati con più cautela perché possono avere problemi della degradazione, ad esempio le foglie della magnolia, piuttosto che del faggio, del castagno, le conifere possono andare bene in piccole quantità e ben miscelate, altrimenti sono difficili per i microorganismi da degradare, altre, non, ad esempio le lettiere per cani e gatti, con lettiere compostabili si possono utilizzare. È chiaro che se avete 2 gatti, le feci che producete sono poche, se avete 5-6 cani, il problema, la gestione dovrebbe essere un po' più attenta. Ecco. Anche i cibi cotti si consiglia di usarli in modiche quantità perché tendono ad attrarre insetti e animali indesiderati che non creano problemi particolari, ma che comunque possono essere fastidiosi. Qua vedete una tabellina con il rapporto carbonio, azoto e umidità, ma
diciamo, sono cose da appassionati tecnici, non hanno rilevanza poi nell'uso normale. Come mantenere l'ossigenazione? Molto semplice, come vedete nel disegno, mescolare rami, ramaglie o cartone o sugheri o trucciolo al materiale e rivoltarla periodicamente con una pala o un forcone in maniera molto semplice, in maniera da creare, da sostenere il processo. La stratificazione normalmente tende a mettere di sotto il materiale drenante e sopra mescolare i vari materiali che vado a conferire, che vado a portare per smaltire. La presenza dell'acqua è un indicatore significativo. Troppa acqua vuol dire che c'è mancanza di ossigeno, la temperatura non sale a quella necessaria per far evaporare l'acqua. Se ce n'è troppa poca, i batteri non hanno la capacità di lavorare, quindi va mantenuta un'umidità ideale, che è verificabile in maniera molto semplice prendendo in mano il materiale. Se la massa che prendete sgocciola, vuol dire che si devono aggiungere rifiuti secchi. Se è troppo secca, si deve aggiungere acqua. Se vi sporca leggermente il palmo della mano lasciandovelo umido, è la condizione ideale. Quindi diciamo sono anche manualità che si possono assumere in poco tempo e che non richiedono l'utilizzo di strumenti particolari. Alcune regole per favorire il lavoro che fa la natura: scegliere un luogo adatto, ad esempio ombreggiato sotto un albero, evitando zone con ristagno d'acqua. Quindi se avete terreno in pendenza e ristagno d'acqua, evitate di metterci la compostiera, perché poi il cumulo tende a assorbire l'acqua dal terreno e fa fatica a lavorare. Una buona preparazione del fondo, quindi uno strato drenante che può essere fatto con ramali, con grossi rami, piuttosto che una base di ciottoli o con un pallet, sono tante le soluzioni. Come dicevo prima, una buona miscelazione tra acqua e azoto per garantire porosità, che permette quindi di evitare l'eccesso d'acqua. La reazione, che sembra fondamentale, perché i batteri lavorano con l'ossigeno e ne hanno bisogno, e quindi è la giusta umidità, quindi la verifica che non si formino ristagni. L'umidità poi spesso, se avete un giardino, è sufficiente utilizzare foglie, trattenere un po' d'erba da parte, utilizzarla magari quando è secca. Cioè, gli espedienti possono essere molto semplici per poi gestirsi magari quegli apporti di cibo avanzato che possono essere troppo ricchi di umidità e quindi hanno necessità di essere miscelati leggermente. Le compostiere, in realtà il compostaggio si può fare con tanti strumenti diversi. Io qua ve ne ho fatti vedere quattro. Il primo è la classica compostiera, che è una delle 1178, se ricordo il numero esatto, distribuite da ABC Latina. Ha il vantaggio di avere a volumetrie variabili, quelle distribuite credo che siano intorno ai 360 litri, vado a memoria, credo che la dimensione sia quella, però se ne trova in commercio anche più grandi. Se uno avesse un giardino più grande di dimensioni maggiori, hanno il grosso vantaggio, soprattutto nei giardini piccoli, di dare un elemento comunque di essere elegante, di essere pulite, di dare un senso di ordine, e quindi hanno una loro praticità d'uso, soprattutto se si hanno pochi giardini. Un altro sistema tradizionale è quello della classica buca nel terreno, che è un sistema usato dai contadini, dove si va a accumulare materiale, deiezioni, più materiale di scarto, più foglie e rami. Richiede un minimo di attenzione per evitare gli accumuli d'acqua, quindi scavando qualche piccolo fosso di scolo o mettendo pietre sul fondo della buca per evitare che l'acqua sia a stretto contatto col cumulo. Ma è una soluzione molto semplice, soprattutto se si ha un giardino molto molto grande, quindi c'è molto materiale da movimentare, e in quel caso quella può essere una soluzione interessante. Un altro sistema classico è il mucchio, il cumulo, che si fa all'aperto, a volte coperto con un telo e meno. Anche questa è una soluzione pratica se si ha veramente giardini molto, molto grandi, perché facilita molto la lavorazione, il rivoltamento, il trasferimento dei materiali e l'accumulo. Quindi se si hanno tante potature, tante siepi, può essere una soluzione interessante, oppure per chi ha piacere di dilettarsi con un minimo di bricolage, anche le soluzioni fatte fai da te con soluzioni in legno. Poi qua diciamo sono un po' più rustiche, ma anche più ordinate rispetto al classico cumulo. Qua vi faccio vedere alcune immagini, questa proprio è semplicissima da realizzare. Vedete che sono quattro pali di ferro fissi nel terreno con una rete metallica attorno.
permette di areare ai lati, permette di rivoltare con facilità. Generalmente se è una stagione piovosa è bene se sotto un albero coperta, può essere coperta con un telo. L'ideale sarebbe avere il centro una specie di camino fatto con quei tubi arancioni da muratori forati con un trapano che fa da camino di aerazione, che quindi permette di far circolare l'ossigeno all'interno. Questo è un esempio di una compostiera con due spazi, uno con materiale più, diciamo, più legnoso e l'altro invece con materiale un po' più che ha già subito un po' del processo di trasformazione. Qui invece vedete la classica compostiera da giardino inserita a fianco di un orto, di un piccolo orto. Qua è stata messa su una base, su un pallet, proprio per tenerla sollevata dal terreno, per evitare gli stagni. Questa è una soluzione intermedia, ma questi insomma sono esempi di soluzioni possibili che potete realizzare con comodità, con facilità, in maniera molto molto autonoma. E, diciamo che ci sarebbero tante altre cose da dire. Io non so se ci sono osservazioni, se ci sono domande, se ci sono parti che volete che approfondiamo di più o di meno, visto in questo momento che è arrivata una domanda di un cittadino che si lamenta perché non ha avuto la riduzione. Quindi probabilmente qua si tratta di capire le modalità con cui fare la dichiarazione per la certificazione. Non so se su questo aspetto Dario vuol dare qualche informazione in più puntuale, magari, così ti lascio spazio per un primo intervento. Ok, grazie. Grazie Paolo, grazie delle preziose spiegazioni anche Silvio che ci avete fornito. Per quanto riguarda il signor Di Bono, nelle specifiche, quando anche nella compilazione della modulistica legata appunto alla riduzione del 30% della parte variabile, c'era specificato che quella riduzione sarebbe arrivata nel nuovo calcolo della Tari, quindi dopo un anno. Quindi a partire dalle prossime bollettazioni, quelle della Tari, che ricordo arriveranno a cominciare da a aprile, perché quest'anno le abbiamo anticipate in modo tale che si abbia una rateizzazione su quattro rate, quindi della bolletta Tari a partire da aprile, appunto avrà questa riduzione del 30%. Io sul tema del questo diciamo affascinante, se volete, tema del compostaggio domestico, farei delle riflessioni più di livello generale, visto che quesiti non ce ne sono. Del resto è anche, come ha spiegato in modo veramente lodevole il nostro Paolo, è veramente semplice un po' tornare alle origini il concetto della compostiera e del compostaggio domestico. Basta realmente, quando si sente un cattivo odore, una volta impostata per bene la compostiera, rovesciare, quindi mescolare questo prodotto e riparte la natura con il suo corso naturale, e quindi il processo biochimico ha di nuovo inizio. E questo sta a significare quanto poi nella sua semplicità sia anche facile per i cittadini poter utilizzare questa tecnica. Il concetto di circolarità torna spesse volte nelle nostre spiegazioni. È circolare un'economia nella quale, grazie a delle scelte lungimiranti operate dalla politica e applicate attraverso la nostra azienda pubblica speciale ABC, noi operando quindi una raccolta efficiente come quella del porta a porta, o realizzando un'impiantistica di primo livello volta alla valorizzazione del rifiuto, noi andiamo a rovesciare completamente il paradigma che vedeva prima il rifiuto come un vuoto a perdere, e oggi vede il rifiuto come una risorsa dalla quale poter ricavare nuovo efficientamento della macchina, volto esclusivamente al vantaggio dei cittadini che un giorno
molto presto, entro il, insomma, il prossimo anno, riusciremo ad andare con la TARIP e quindi con una tariffazione puntuale che permetterà di premiare tutti quei cittadini che ben compiono il proprio dovere. Lo è anche in questo caso nella circolarità della natura, che riporta, ci ha fatto vedere nella primissima slide, in una delle primissime slide Paolo, come la natura riporta il prodotto alle proprie origini. Ecco, io quello che dico è che il lavoro che stiamo facendo è sì complesso, sì faticosissimo, ma anche di una semplicità disarmante, che ci fa dire perché non si è cominciato prima. Noi si è cominciato, si sta andando avanti con forza e determinazione, coraggio, ma anche la giusta prudenza che vuole ogni amministratore di ogni casa, ogni buon padre di famiglia, perché questi risultati, il risultato di una raccolta differenziata alta, il risultato di un compostaggio ben fatto che mette da parte una tipologia di rifiuto molto costosa da gestire e che la si può gestire nelle proprie nel proprio recinto del proprio giardino. Tutto questo è molto semplice, altresì molto complesso, ma bisogna farlo per noi, per l'ambiente che ci circonda, per i nostri figli. Lo ripeto spesso e non finirò mai di ripeterlo, lo si fa anche per le nostre tasche, e quindi c'è bisogno di questa inversione del paradigma volto alla circolarità economica ed ambientale nell'interesse di tutti, della nostra comunità per prima. Se lo si è fatto in altri territori già da decenni, non vedo perché Latina non lo si possa fare. Lo si farà e lo sapranno fare i nostri concittadini, sono convinto, nel modo giusto e nel migliore dei modi. Grazie Dario. Sì, è importante considerare anche che poi la pratica del compostaggio, una volta che la si applica sul proprio giardino, diventa uno degli elementi di manutenzione e di gestione del proprio spazio, no? Quindi se ho un orto e mi accorgo che utilizzando il compost che autoproduco da me, quello che ottengo, i prodotti che ottengo sono migliori di sapore e di gusto, ne trago anche gratificazione, diventa anche un passatempo, in modo piacevole di gestire il proprio spazio, perché sai che chiudi il ciclo e sai che quello che ti sei prodotto l'hai controllato dall'inizio alla fine. Dal punto di vista della fatica, poi riempire contenitori carrellati piuttosto che sacchi o portare il materiale al centro di raccolta richiede spesso più impegno e più disagevole che non gestirsi una compostiera o una buca, un cumulo realizzato della misura giusta di quello che rispetto al tuo spazio. Quindi c'è anche un aspetto di praticità. Spesso chi fa il compostaggio lo smette perché è più comodo che non dover gestire quello stesso tipo di materiale in un modo differente. E le piccole criticità che possono capitare con l'esperienza si superano con estrema facilità, proprio perché, come si diceva all'inizio, è una pratica, questa, estremamente naturale, che non richiede una laurea in chimica, al di là che poi venga spiegata magari con alcuni termini, alcuni concetti che sono un po' più scientifici, ma alla fine è una gestione estremamente semplice, questo materiale. E questo dà l'idea di come sia semplice in realtà gestire tutti i rifiuti se io parto a pensarli dall'inizio in un modo differente. Per la stessa, a me piace sempre ricordare che dal punto di vista normativo un bene, un prodotto diventa un rifiuto nel momento in cui io decido di disfarmene conferendolo al sistema di raccolta. Se io non prendo quella decisione, quel prodotto non è un rifiuto. Questo vuol dire che il concetto di rifiuto non è oggettivo, ma è estremamente soggettivo. Sono io che decido che quel bene diventa un rifiuto, non è lui che lo è. Nel momento in cui conferisco all'azienda, poi l'azienda è impegnata a gestirlo nei migliori dei modi possibili, ma il rifiuto più facile da gestire è quello che non si produce. Qui entriamo in affermazioni lapalissiane. E chi fa bene il compostaggio fa bene anche tutte le altre raccolte. E quindi è un cittadino, è una famiglia che normalmente arriva a raggiungere quell'80, o diciamo nella media alta,
che è capace di arrivare a produrre veramente pochissimi rifiuti. E nel momento in cui si incomincerà a misurare o applicare una tariffa puntuale, ormai sono tanti i comuni che stanno andando in quella direzione, si introduce un elemento di equità da un lato, perché è giusto che ognuno paghi il più possibile per i rifiuti che produce, ma anche di percezione molto più chiara di quanto costa sprecare e di quanto invece è importante chiudere dei cicli, perché il nostro pianeta è un ambiente unico e la globalizzazione ce lo ricorda attraverso i cambiamenti climatici che ci riportano a casa tanti, tanti, tanti problemi, e la natura è fatta per mettere in circolo tutto. Quindi quello che, se noi riusciamo a applicare delle metodologie dinamiche di economia circolare, sicuramente riusciremo a migliorare la qualità dell'ambiente e, come dicevo in premessa, anche spendere di meno, che non è mai secondario. Io volevo, permettetemi due battute. La prima è un ringraziamento al signor Del Franco che ci ha preparato. Paolo aveva visionato e attentamente, diciamo, ripetuto fino a tirar giù un volantino, appunto il signor De Franco, il video che spiega il compostaggio domestico, quel video a cui facevi riferimento di una ventina di minuti. Pensate l'attenzione di una parte di popolazione, secondo me una vasta parte di popolazione, a questi temi. Questo signore si è giustamente messo a pensare, ma quanti come me hanno tempo di vedersi 20 minuti di video? Allora faccio una cosa, me lo vedo, me lo sbobbino tutto quanto e tiro giù un volantino, non sapendo che poi c'è il manuale, e non avendo fatto caso che c'è un manuale che ABC ha prodotto grazie al lavoro di Paolo. Però questo per dire appunto l'attenzione. Io ringrazio il signor Del Franco per questo lavoro e volevo sottolineare i due temi enunciati poco fa dal direttore Ascoli, e della attenzione e della volontà dell'amministrazione nel recente passato di spingere questa modalità del compostaggio, e per il domestico questo 30% di riduzione della tariffa nella parte variabile a partire dal secondo anno, quindi non nell'anno in cui si inizia ma dall'anno dopo, e del 70% sempre nella parte variabile per le attività non domestiche, per le utenze non domestiche. Sono cifre importanti e sono cifre che insomma danno la dimostrazione della volontà dell'amministrazione di investire su questo campo per spingere la popolazione a pratiche virtuose come quella del compostaggio. Grazie Dario, non so Silvio e Presidente Giorgi se volete fare un commento, dare un saluto o se chiudiamo qui la serata. Io ricordo che sul sito di ABC è disponibile sia il manuale che il videocorso, che può quindi essere utilizzato, che potete fare richiesta della compostiera che viene consegnata gratuitamente direttamente al numero verde di ABC che trovate sul sito, e quindi avete anche questa possibilità, e con la compostiera viene consegnato un modulo per poi potervi iscrivere per la riduzione dello sconto sulla parte variabile della tariffa che si ricordava prima Dario. Mi ha fatto venire in mente, con questo riferimento tra l'altro alle attività produttive, che qualche anno fa in un viaggio in Svezia presso un produttore di compostiere elettromeccaniche mi hanno portato a vedere una compostiera che stava chiusa in una stanza nel retro di in pieno centro, compostiera elettromeccanica nel retro di un ristorante che era completamente autonomo e si produceva il compost e utilizzava, in un contesto dove l'attivazione della tariffa puntuale rendeva molto vantaggioso rendersi autonomi. Quindi ottimo lo sconto del 70%, che è una cifra molto alta, si trova raramente, ma che verrà poi anche sostenuto ancora di più col passaggio un domani, quando sarà esteso di porta a porta. Sicuramente ci saranno le condizioni tecniche anche per orientarsi verso la tariffa, che penso rientri un po' negli obiettivi a medio termine dell'amministrazione. Se non ci sono altri interventi, intanto vabbè, c'è un signor Emanuele che ci ringrazia e quindi ringrazio lui per l'attenzione. Abbiamo avuto una cinquantina di persone collegate. Diciamo che l'obiettivo di ABC è anche poi tornare in presenza, e quindi in questo momento siamo sulla coda della pandemia, ma penso, spero che prima o poi avremo l'occasione di fare incontri di questo tipo nell'estensione del servizio che è previsto fino alla fine dell'anno,
anche in presenza per poterci insomma anche comunicare direttamente, interagire con più solo un messaggio finale, nel senso che non siamo due parti distinte, l'azienda e l'amministrazione e i cittadini. Stiamo facendo tutti parte della stessa squadra e stiamo giocando tutti la stessa partita. Quindi ascoltiamoci e facciamo anche le segnalazioni per poter migliorare, e noi siamo pronti a recepire. Un appello che rinnovo anch'io, veramente poi non ho da dire altro, è quello del rinnovo, appunto, l'appuntamento a un incontro pubblico che spiegherà nel dettaglio il PNRR, un passaggio troppo importante per la nostra città per non spiegarlo nel dettaglio a tutti i cittadini interessati, perché è fondamentale che Latina si evolva da questo punto di vista, raccogliendo un'occasione che è unica e che passa adesso e che sarebbe veramente peccaminoso non cogliere, come giustamente ha fatto la nostra azienda speciale su impulso dell'amministrazione, con una progettistica di primo livello assolutamente all'avanguardia, che renderà la nostra città un esempio nella nostra regione. Va bene, grazie a tutti, vi saluto, ci vedremo al prossimo lotto, alle prossime attivazioni, ai prossimi lotti, visto che il programma è molto intenso e scadenziato. Buonasera a tutti, salve.